continua a tenere banco la questione del MUOS di Niscemi e adesso appunto è stata indetta una manifestazione nazionale, chiaramente a Niscemi, luogo della diatriba e della discordia. La manifestazione si svolgerà il 30 di marzo e si sono dati lì appuntamento tutti i vari comitati no MUOS che sono presenti all'interno non soltanto del territorio siciliano, ma sono stati chiamati a raccolta anche altre associazioni e attiviste per dire no a questo impianto satellitario americano. Il presidente Crocetta, da parte sua, sempre nella giornata di ieri, ma lo ha ribadito anche oggi, i lavori sono fermi, sono bloccati in attesa di avere dei dati più certi per quanto riguarda appunto l'impatto sulla salute ambientale, l'impatto sulla salute dell'uomo, proprio perché, come ha detto il presidente della regione, vogliamo che sia l'organo della sanità mondiale, non un organo di parte come degli studi fatti dagli Stati Uniti, a rassicurarci sulla possibilità di non avere danni alla salute ambientale o alla salute fisica delle persone. Ma gli attivisti non si sentono assolutamente rassicurati, nonostante appunto hanno già fatto il loro plauso al governatore Crocetta per aver bloccato i lavori, non si sentono rassicurati perché hanno paura che i lavori potrebbero riprendere, hanno paura che delle lobby di potere potrebbero anche intaccare i risultati che escono dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, alla quale appunto è stato affidato il compito di monitorare quelli che sono proprio i risultati che usciranno proprio analizzando i vari impatti ambientali. Insomma, il 30 marzo sarà una data per cercare, dicono gli attivisti, di non abbassare i riflettori sulla questione e per cercare di dimostrare che la Sicilia non è una terra da colonizzare.